www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Erano veramente in tanti stamattina a partire dalle 10.30 e fino alle 12.30, quando, giunti all'ospedale, il sindaco Giuseppe Catania, interpretando il pensiero dei sindaci presenti e le istanze di una popolazione che difendeva il diritto alla salute e il mantenimento del punto nascita di Mussomeli, dicevo, quando il sindaco Catania ha parlato alla popolazione presente, rendendola edotta dei passi istituzionali fatti in questi giorni. Presenti tutte le associazioni di presenti a Mussomeli, i ragazzi delle scuole, docenti, casalinghe, artigiani, commercianti, sacerdoti, sindacalisti, forze del terzo settore, consiglieri comunali, veramente c'erano tutti, e i sindaci con la fascia tricolore, gli assessori, tutti in fila, hanno snodato, appunto partendo dalla piazza Umberto, hanno attraversato la via Scalea, piazza Caltanissetta, Rione Dalmazia, via Madonna di Fatima, via Palermo, fino a raggiungere appunto l'ospedale. E qui l'accorato appello del sindaco Giuseppe Catania, rivolte soprattutto a tutte le forze politiche, e poi l'invito alla ministra Lorenzin, ecco, per rivedere il decreto che penalizza appunto il punto nascita di Mussomeli. Ed ecco l'intervento del sindaco Giuseppe Catania non appena ha iniziato il suo discorso, presente tutte le persone che hanno partecipato al corteo, snodando poi successivamente, facendo un cordone attorno all'ospedale con le mani unite per difendere appunto l'ospedale di Mussomeli e dalla chiusura del suo punto nascita. Allora, buongiorno a tutti e grazie ancora per la vostra presenza. Oggi abbiamo dimostrato che siamo davvero uniti. Allora, prima di passare la parola al nostro sindaco Giuseppe Catania, io voglio la vostra collaborazione. Quando finisce il nostro sindaco di parlare, ci dobbiamo prendere tutti per mano e fare un cordone umano attorno all'ospedale. Così, iniziando dalla salita, ci prenderemo per mano e giriamo tutti attorno all'ospedale, uniti per mano, per fare poi delle foto che noi ci serviranno poi per portarle alla stampa, per far capire che l'ospedale è nostro e nessuno ce lo deve togliere. Passo la parola subito al nostro sindaco. Grazie a tutti. No alla chiusura del punto nascita. Insieme, no alla chiusura del punto nascita. Io vi devo ringraziare tutti per questa partecipazione.
non è una partecipazione rivolta a una persona, a un gruppo, è una partecipazione rivolta a dire il nostro no alla chiusura del punto nascita, no alla chiusura del punto nascita. Vi devo ringraziare tutti, perché ciascuno di noi ha i propri impegni. So quale sacrificio venire alle 10:30 di un giovedì, dove ciascuno di noi lavora, dove ciascuno di noi ha la famiglia da portare avanti, e questa è la testimonianza del vostro attaccamento all'ospedale di Mussomeli, che è un attaccamento non solo dei cittadini di Mussomeli, ma è un attaccamento di tutti i cittadini dei comuni che sono qui rappresentati. Ed è per questo che voglio citarli uno ad uno, voglio ringraziare uno ad uno i sindaci di questo comune, di questi comuni, gli assessori di questi comuni, i consiglieri comunali di questi comuni, i cittadini di questi comuni. Comune di Leccarafriddi, comune di Sutera, comune di Acquaviva Platani, comune di Campofranco, comune di Torrenziere, comune di Milena, comune di Valle d'Olmo, comune di Villalba, comune di Castronovo, comune di Cammarata, comune di Castelterni, comune di Aglia, comune di Vallelunga, comune di San Giovanni Gemini, comune di Marianopoli, comune di Montedoro, comune di Caltanissetta e comune di Mazzarino. Voglio ringraziare anche tutte le associazioni che si sono impegnate con grande impeto in questa iniziativa: la Fratres, la Misericordia, la Pro Loco, Associazione Vivi, Ordine di Malta, Sicilia Antica, la Strauss, Fotovalle, Vallone Inturno, Lunart, Juventus Club, AST Bici Club Mussomeli, Associazione Giorgio Lapira, Associazione Carol Wojtyla, Associazione Vita Onlus, Associazione Don Diego di Vincenzo, l'AFAM, il Coro Polifonico, la Filarmonica di Mussomeli, la Croce Rossa, il Rotary Club, e spero di non dimenticarne nessuno. Ovviamente voglio ringraziare anche il Comitato Mamme e il Comitato Giù le Mani dell'ospedale, che si sono impegnate con grande fermento, con grande impeto. Le scuole, tutte. Voglio ringraziare i commercianti, gli artigiani che hanno manifestato la loro adesione chiudendo la loro attività. Ringraziare tutte le associazioni sindacali, la CGL, la CISL, la UIL, la NURSIM. Tutti stiamo rispondendo a un appello unico, corale: giù le mani dall'ospedale! Giù le mani dall'ospedale! Ringrazio anche l'AUSA e il Circolo dei Pastori. Ovviamente non ho ringraziato il comune di Mussomeli tutto, gli assessori, tutti i 20 consiglieri. Bisogna portare avanti una battaglia comune, non ci sono distinzioni partitiche e politiche. L'ospedale è di tutti. Ringrazio anche il gruppo, anch'io sono nato a Mussomeli
E ringrazio ovviamente anche le parrocchie, la Chiesa in generale, per aver dato la propria adesione. Per cosa stiamo manifestando qui? Per il nostro diritto alla salute, per rivendicare il nostro diritto ad essere cittadini di serie A come lo sono tanti altri cittadini in altri comuni. Noi diciamo no alla chiusura del nostro punto nascita, perché vedete, quando mi si dice sotto soglia dei 500 parti non possono rimanere strutture in piedi, allora, quindi devono essere chiuse, allora io dico, allora noi diciamo, non lo condividiamo, ma lo possiamo anche accettare. Ma quando mi viene detto che alcuni comuni che sono sotto soglia dei 500 parti hanno la terra a mantenere i loro punto nascita e noi no, allora dico, questo non ci va bene, su questo noi non siamo d'accordo, siamo anche noi cittadini di serie A. E quando ieri l'assessore regionale o il ministro ci dice noi non facciamo più deroghe a voi, allora noi rispondiamo, se non le fate a noi non le fate nemmeno agli altri comuni che sono sotto soglia del 500. Ieri in commissione sanità, a cui sono stati presenti una rappresentanza di questi sindaci, che ringrazio ancora una volta, a cui sono stati presenti una rappresentanza dei 20 consiglieri comunali di Mussomeli senza distinzione di colori, a cui sono stati presenti tutti e quattro, dovevano essere presenti tutti e quattro i punti nascita che non sono stati derogati, è stato detto che le due deroghe concesse al comune di Licata e al comune di Bronte sono state concesse perché potenzialmente possono arrivare a 500 parti. Allora noi diciamo, noi abbiamo detto e noi diciamo, anche noi potenzialmente possiamo arrivare a 500 parti. L'assessore ci ha detto ieri, io una terza deroga non la posso chiedere perché ne ho già chieste due e a queste due deroghe il Ministero ha risposto che non era possibile accettarle. Io non chiedo la terza deroga se non ci sono fatti nuovi. Ebbene, io all'assessore regionale dico, i fatti nuovi ci sono, c'è un decreto del novembre 2011 del ministro Lorenzin rivolto alle comunità montane, dove si deroga a scendere sotto soglia le 500 parti. Ebbene, Mussomeli è un comune montano, Mussomeli è un comune a 700 metri di altezza. Questo è un primo fatto nuovo. Il secondo fatto nuovo sapete qual è? Il secondo fatto nuovo è che uno dei quattro punti nascita che è stato chiuso, cioè quello di Santo Stefano, è un punto nascita gestito da una clinica privata e la clinica privata motu proprio, cioè ha deciso lei di chiudere il punto nascita perché fare gli investimenti di messa in sicurezza è troppo costoso per lei e quindi ha rinunciato ad essere punto nascita di quel territorio. Allora io dico, noi diciamo, caro assessore, quei nascituri che nascevano fino a qualche giorno fa a Santo Stefano sono potenzialmente nascituri del punto nascita di Mussomeli. Questo è il secondo fatto nuovo. Il terzo fatto nuovo sapete qual è? Che i nati in questi comuni sono ben oltre i 500 parti previsti dalla normativa. Noi abbiamo registrato nel punto nascita di Mussomeli circa 220 parti,
però i bambini nati in questi territori sono ben oltre. Allora dico, voi metteteci in sicurezza il punto nascita, le mamme saranno più sicure e saranno più invogliate a venire a nascere in suo meglio. Noi siamo un comune il cui punto nascita più vicino è Caltanissetta e Agrigento. Caltanissetta, una strada che è una vergogna. Sono 10 anni che questi territori sono relegati a territori del terzo mondo. Allora dico, sistemateci le strade e saremo noi a dirvi chiudete il punto nascita perché non ci serve. L'altro punto nascita Agrigento, solo nell'ultimo mese, nello scorrimento veloce, ci sono stati 3 incidenti mortali. Cosa dobbiamo vedere? Il morto per dire che la vera sicurezza è venire a nascere a Mussomeli e non essere in mezzo alle strade? Saranno morti sulla vostra coscienza. Alle forze politiche, ai nostri deputati regionali e nazionali di qualunque colore politico, non c'è alcuna distinzione, dico, uno scatto d'orgoglio, fate come hanno fatto ieri i deputati dell'Agrigentino, erano tutti in commissione sanità, tutti senza distinzione di colore politico a difendere col coltello fra i denti la proroga al punto nascita di Licata. A voi deputati regionali e nazionali di qualunque colore politico dico uno scatto d'orgoglio, difendiamo il nostro punto nascita. Ripeto, a scanso di equivoci, questa è una battaglia comune, non voglio ci siano strumentalizzazioni, tutti i partiti di qualunque colore politico, tutti, ciascuno dei 20 consiglieri del comune di Mussomeli, così penso, ciascuno dei consiglieri di ogni comune qui presente deve essere unito a difesa del mantenimento del nostro punto nascita di Mussomeli. Giù le mani dall'ospedale! Giù le mani dall'ospedale! Che cosa abbiamo fatto? Io, in nome e per conto di tutti i sindaci e di tutte le associazioni e di tutte le sigle sindacali, ho scritto, ho consegnato una lettera al ministro Lorenzin chiedendo a lei di venire a visitare il nostro territorio e se lei deciderà che le strade sono tali da poter consentire la chiusura, allora noi lo accetteremo, ma siamo sicuri che non è così. Ho consegnato, ho mandato una lettera al presidente Sergio Mattarella, che è il nostro presidente, che è un siciliano, a cui diciamo difendici presidente, siamo nelle tue mani. Siamo stati dal prefetto lunedì scorso, abbiamo rappresentato tutti insieme i consiglieri comunali uniti, la commissione sanità, le associazioni sindacali tutte unite, i sindaci, abbiamo rappresentato al prefetto qual è il nostro disagio e il prefetto è stato molto sensibile, molto attento, tant'è vero che mi risulta che ha già trasmesso al Ministero dell'Interno una propria relazione con il documento che gli abbiamo consegnato e con una sua relazione sullo stato della precarietà, del disastro, io direi, della viabilità nella provincia di Caltanissetta. Ieri abbiamo rappresentato la stessa cosa alla 6ª Commissione Sanità, all'ARS, a Palermo. Il presidente Di Giacomo della Commissione si è impegnato a essere presente a fine gennaio con l'intera commissione qua all'ospedale di Mussomeli e rendersi conto di quella che è la situazione. Ma l'assessore è stato un po' restio a presentare la deroga, allora noi gli diciamo, caro assessore, oggi pomeriggio noi ti presentiamo una richiesta formale per chiedere la terza deroga al ministro Lorenzin, perché noi al punto nascita ci crediamo.
e noi chiediamo non solo la deroga, ma la messa in sicurezza, perché siamo attenti alle sorti e alla salute delle mamme e dei loro figli. Allora riteniamo corretto che le mamme e i figli che nascono a Mussomeli hanno lo stesso identico diritto delle altre mamme e degli altri figli che nascono in altri posti. Bravo, bravo. E chiediamo anche il potenziamento dell'ospedale di Mussomeli, perché ci sono tanti reparti che sono in sofferenza: il reparto anestesia, il reparto chirurgia, il reparto pronto soccorso, il reparto pediatria. Chiediamo il loro potenziamento. Chiediamo il rispetto degli impegni. Era stato previsto di attivare la lungodegenza e la riabilitazione. Ebbene, non è stato fatto, così come nel 2013, quando era stata concessa la deroga, era stato dato impegno all'ASPE a mettere in sicurezza il punto nascita e non è stato fatto. E questa è la conseguenza, non per colpa dei cittadini di Mussomeli. E noi, per mettere in sicurezza il nostro punto nascita, non abbiamo da fare investimenti infrastrutturali, perché le attrezzature ce le abbiamo. La messa in sicurezza passa solo attraverso l'inserimento di ulteriori nuove figure all'interno dell'ostetricia. Allora io dico, ASP di Caltanissetta, hai tante figure che sono presenti anche in altri ospedali, vorrà dire che attueremo la mobilità degli altri ospedali verso l'ospedale di Mussomeli, oppure si faranno le assunzioni così come si faranno negli altri punti nascita a cui è stata chiesta e ottenuta la deroga. E se questo non bastasse, faremo ricorso al TAR. Ho chiesto personalmente, in nome e per conto di tutti, al Codacons di appoggiarci in questa battaglia. Abbiamo ricevuto il loro supporto. Se non basta, faremo ricorso al TAR assieme al Codacons, tutti insieme, tutti i comuni insieme. Giù le mani dall'ospedale, no alla chiusura del punto nascita. L'ultimo appello, l'ho già detto, lo ripeto ancora una volta e lo faccio col cuore in mano, lo faccio sapendo di rappresentare il pensiero di tutte queste persone che sono qua, ai nostri deputati regionali e nazionali di qualunque colore politico. Fate, ognuno per la vostra parte, il vostro dovere. Difendete il nostro punto nascita, difendeteci dall'aggressione e dalla chiusura al nostro punto nascita. E i cittadini vi saranno grati per questo, altrimenti i cittadini sapranno trarre le conseguenze. Perché questo significherà il fallimento su tutta la linea della politica, la politica con la P maiuscola, che è un'arte nobile, è l'arte di governo dei territori, l'arte di condurre le proprie comunità al benessere. Questo vi chiedo, questo è il mio appello, questo è l'appello di questi sindaci che vedete, perché siamo stanchi di essere stati lasciati soli a gestire il nostro territorio. Grazie. Bravo, bravo. Questo portale umano e abbracciare tutto l'ospedale, soltanto un quarto d'ora di pazienza, eh? È molto simbolico. Allora ci aiuterà la misericordia, allora inizieremo qua dall'ingresso dell'ospedale insieme al comitato mamme, misericordia e comitato mamme, che fermare
mano, ci prenderanno e abbracciamo il nostro ospedale. Mi raccomando, non andate via perché abbiamo bisogno ancora di voi. Grazie ancora per la vostra partecipazione. Ed è terminato in questo momento l'intervento, il discorso del sindaco ad una marea di gente che ha partecipato a questo corteo in favore del mantenimento del punto nascita dell'ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.